Benissimo, eccoci qua, buongiorno, buon pomeriggio, anzi, ben ritrovati a quest'altra puntata dell'Edicola di Samurai. Siamo sempre qui col nostro direttore, anche oggi per questa piccola intervento, questa piccola diretta su Facebook proprio per stare vicino, starci un po' attaccati. E quindi vediamo un attimino come può essere il pomeriggio. Stavamo controllando un attimo giusto se fosse tutto a posto e vediamo che sia tutto Ci in siamo? regola. Sì, abbiamo già i primi saluti da Monia Milano che ci saluta e Bene, ricambiamo, quindi la perfettamente. ringraziamo e la ricambiamo. Allora, io partirei subito del perché oggi, Venerdì Santo, questa diretta l'abbiamo decisa di farla in occasione della Pasqua, e la Pasqua te è un argomento che ovviamente è molto sentito, perché sei stato fondatore tu della Pasqua del Budo. Allora, innanzitutto, buon pomeriggio a tutti, lettori e non lettori. Parlare della Pasqua, Pasqua vuol dire la festa in ebraico, è una festa un po' strana quest'anno, decisamente strana, e ne abbiamo approfittato di questa vacanza forzata, per non dire prigione dorata in casa, per tenere un contatto diretto con voi tutti. Pasqua. Bisogna fare un passo indietro molto lungo. 1978. Ero appena tornato dagli Stati Uniti, dove avevo visto una grande manifestazione organizzata da Arrows Banks, il pioniere del Gojo americano. La chiamava la notte delle arti marziali orientali. E così, dicevo, se lo fanno gli americani, loro facciano meglio scordare. Beh, organizzo io. E tornando, era gennaio-febbraio, ne parlai con Cesare Barioli, con tutte le varie federazioni di allora, una buona parte ci sono anche oggi, e durante il periodo proprio pasquale partì la prima iniziativa. Non sapevamo che nome dare alla manifestazione, perché non c'erano le gare, erano solamente degli show, ogni scuola poteva avere un certo piccolo tempo, che poi ce lo rubarono, eccetera, in più, ma alla fine, in un modo o nell'altro, la chiamammo Pasqua del Budo. Il nome me lo suggerì Franco Scani, che allora era vicepresidente della Federazione dell'Atletica. C'è la Pasqua del Budo dell'Atletica, cioè perché non facciamo la Pasqua del Budo Delle delle altre arti marziali? Mi sembra una bella cosa. Quindi, luogo di Pasqua per noi è stata questa manifestazione, che è partita alle 2 del pomeriggio ed è finita alle 2 di notte, 12 ore ininterrotte. Tutti volevano presentare la loro scuola da cintura bianca a cintura nera nei 10 minuti, che poi diventavano mezz'ora. Faccio un esempio, magari forse lo vedete, addirittura il maestro Shirai, allora la vecchia Fesica di cui ero anche consigliere, arrivò con 150 cinture nere. 150 cinture nere, uno spettacolo che doveva durare 10 minuti, è andato avanti per 45 minuti, ma piccoli dettagli. È stata un'operazione grande in tutti i sensi. Pensate che abbiamo avuto non meno di 2000 dimostratori. La parte dell'incasso, tolte le spese, diciamo, del Pallalido e altre piccole cose, l'abbiamo donata alle scuole speciali di Milano, perché avevo un rapporto di mia figlia Nadia, lei ci teneva molto, lei faceva judo, come fa ancora judo, con Alfredo Bismara. Quindi è stata una kermesse importante, dove il giornale ha incominciato a conoscere direttamente i personaggi. Non li voglio citare tutti perché l'elenco è lungo, non siamo qui per fare le pagine gialle. Dal 78 all'80 abbiamo cambiato anche i cavalli, Cesare Varioli, e arrivò Ennio Falsoni, ariete come me, ha compiuto gli anni
5 anni prima di me, quindi è un bel 74, quindi, e abbiamo incominciato a dare una nuova, un nuovo vigore con congressi, relazioni, manifestazioni e gare, ma soprattutto arrivò la prima delegazione del Budo dal Giappone, dallo Yogoken Kobe, con una sfilza di maestri giapponesi delle varie discipline, dal judo, jiu-jitsu, kyudo, kenjitsu, eccetera eccetera, e la panoramica divenne veramente il grande Budo. Era un'iniziativa che portava linfa alle varie discipline, soprattutto con la linfa nei dojo e club, e il giornale prendeva un aspetto diverso, cioè era un giornale che promuoveva, non un giornale di cui si acquistava e basta. Era anche molto motivante, penso, per le palestre, per i club. Ma soprattutto eravamo già entrati in politica. Era nata, insieme alla Pasqua del Budo, la Marshall Commission italiana. Ogni piccolo gruppo poteva essere membro, la quota era 100 lire per ogni affiliato, quindi non era un discorso economico, era un modo per stare assieme. E noi come giornale avevamo delle pagine per tutte le varie manifestazioni. Quindi eravamo sulla strada per cercare di creare un concetto di unificazione. Quindi non ci siamo arrivati neppure oggi. Penso che ne avremo ancora da passare prima di arrivare a un discorso di questo tipo. Però ci abbiamo provato e la Marshall Commission ha comunque funzionato a quei tempi in un modo egregio. Funziona. Vediamo se c'è qualche domanda. Sì, abbiamo un sacco di domande. Sì, un sacco di saluti, un sacco di domande. Abbiamo Ilio Semino. Ilio fa domanda o fa solamente un saluto? Fa un saluto per il momento. Poi abbiamo Massimo Piludo che ci saluta dalla Sardegna, sì. Esatto, che ti dice che è un piacere ovviamente ascoltarti oggi online, sia come maestro che come direttore. Diciamo che come Piludo in particolare è stato uno dei partecipanti della scuola del maestro Miura a quel tempo, eccetera. Ilio Semino tutti lo conoscono, oggi è in un'organa dell'Unione Europea per quanto era, e quindi è un personaggio importante, è un grosso personaggio che è utilizzato da noi, eccetera. Ma soprattutto è un polemico, mi farebbe piacere che prima o poi facesse delle domande, perché la polemica serve per fare vendere. Ti interrompo, e quindi siamo qua apposta. Ti interrompo solo un secondo, scusami, vedo alcuni commenti che mi dicono che si sente male e troppo basso. Abbiamo provato a fare delle correzioni, ricordo sempre che siamo purtroppo in una fase transitoria, nel senso anche noi pionieristica e anche di emergenza, quindi chiedo a voi che siete ancora collegati se adesso va un po' meglio, perché abbiamo cercato di migliorare, ovviamente la parte audio è quella che è un pochino più difficile da riuscire a trasformare. Niente, io credo, non vedo commenti, quindi penso che vada meglio. Ora si sente meglio, ok, ti ringrazio Marco, perfetto. Chiediamo scusa, allora ripetiamo dal punto che eravamo su Ilio. Arrivano ancora commenti da un sacco, perfetto, grazie. Allora, ci saluta Monia, ci saluta Ivo, ci saluta Marco. Avevo visto un altro commento da Marco Lisco, esatto, che è collegato con noi. Ci saluta Pasquale Urbano. Che non era il Papa, che probabilmente non era il Papa Urbano. E, niente, appunto, dicevamo, innanzitutto vedo che avete interesse, quindi la cosa ci fa piacere. Perché in questo momento, ripeto, siamo partiti un po' pionieristicamente con questa nuova tecnologia. Ti ho coinvolto a voler fare questa svolta dal cartaceo al video. Quindi mi fa piacere che iniziamo ad avere anche riscontri di. Così, però non dimentichiamo che io ero sempre per il cartaceo, la rivista, nonostante questo coronavirus che ci opprime,
il numero di aprile e il numero di maggio, ma aprile è già in edicola, questa è la copertina, i famosi 30 anni della Ficta, no? Ne abbiamo parlato l'altra volta, e il numero di maggio è praticamente andrà in stampa dopo Pasqua. Quindi non è che il virus ci ferma, anzi, il virus ci dà carica, perché non c'è virus che tenga contro i samurai. Quindi siamo già vincitori da questo punto di vista. Peccato che non, che l'unica cosa che mi può mancare, oltre alla colomba e il famoso uovo di Pasqua, perché adesso le uova di Pasqua si accompagnano, eccetera. Una volta ricordo la mia nonna che dipingeva le uova, quindi l'operazione di Pasqua era veramente un lavoro lunghissimo, incredibile. Io ero ragazzino, che tempo c'erano le bombe, però giocavamo per strada, mentre oggi non si può neppure fare giochi. Noi giocavamo per strada, quando sentiamo il rumore degli aerei tutti gridavano e andavamo dove capitava, incrociando le dita. Questa era un po' l'idea di quel periodo. Io ricordo sempre intanto che se volete fare delle domande al direttore o anche maestro, perché non dimentichiamo che tu sei anche fondatore di varie cose. E quindi se avete delle domande specifiche o curiosità che volete rivolgere, potete benissimo scriverle e potete benissimo comunicarcele. Vediamo se è arrivato qualcosa. Sì, in tema di Olimpiadi, racconta un'avventura con Tatsuno, Karate of the Olympics. Ah. Me lo chiede ovviamente Ilio Semino. Un periodo in cui si pensava al karate all'Olimpia di Los Angeles, quindi molto indietro. Il mondo si era diviso su Mosca, si stava dividendo su Los Angeles. Tatsuno veniva dalla scuola della Shishinkai, era un personaggio molto legato a dei clan giapponesi, ma questa è una cosa che diciamo al karate non interessava. Lui e Chodo-in, altro maestro di Tokyo, invitarono per ben due volte Michael Jackson, a cui venne data la cintura nera e divenne il personaggio promotore per il karate olimpiadi. Non è stata solamente un'operazione con Michael Jackson. Lo stesso Tatsuno, che aveva mobilitato tutte le forze per l'unificazione, addirittura il ministro delle infrastrutture giapponese era presente alla convention di Osaka, dove si firmò il famoso protocollo con la International Karate Tradition Karate Federation del maestro Nishiyama e l'allora VUCO o VKF di oggi, eccetera, eccetera. E Tatsuno si era preso veramente, aveva preso veramente in mano questa patata bollente del karate alle Olimpiadi, era andato a Los Angeles durante i giochi olimpici regalando un kimono del 400 alla signora del presidente. E quindi non era certo il tipo in cui mancavano le possibilità. Avevo purtroppo le mani bucate, come si può per dire, e quindi nacquero poi a seguito altri problemi. Ma il momento era giusto, tanto è vero che in quel periodo, sempre con Tatsuno, si era creata una troica che non è quella della comunità europea, o quella che ha bastonato la Grecia, era la troica che voleva portare l'unificazione verso i giochi olimpici. La battaglia era, la troica era formata da Giuseppe Plicone, George Pope che era già segretario della federazione e Abdullah Impiazza, primo vicepresidente. Contro c'era Giorgio Ierolimpo, segretario generale della VKF, e Antonio Spinosa. Uno se n'è andato e l'altro è lì, che sicuramente, visto che le Olimpiadi sono state rimandate al prossimo anno, non darà assolutamente le dimissioni, non permetterà assolutamente nessuna elezione. Ecco. Tanto per cambiare. Giusto per. Diciamo, allora, mi chiedeva anche un'altra domanda era di Ivo
Mainanti, scusate, leggo poco perché è scritto piccolino. Cosa ne pensa degli enti certificatori? Ah, allora, gli enti certificatori, se ne parliamo, non enti di promozione, attenzione, enti certificatori sono circa 42 certificatori per quanto riguarda il discorso europeo. Io ritengo che la certificazione europea sia un discorso estremamente importante, perché i vari enti di promozione possono dare fino al quarto livello, il CONI dava il quinto, se non si sa se sarà il CONI o Sport e Salute o qualche altra invenzione dell'ultimo momento, eccetera, mentre gli enti certificatori europei con tanto di documenti ufficiali possono arrivare fino all'ottavo livello, che siamo a livello dottorato. Quindi da un punto di vista prettamente professionale la certificazione dà la possibilità di raggiungere un obiettivo di un dottorato in arti marziali o nella specialità che uno pratica, ma soprattutto è un primo documento comprovante l'apertura di un lavoro nella comunità europea, se di agevolare la propria attività. Vale a dire, se io italiano voglio andare a aprire una palestra in Francia, oltre ai documenti che prevede la regolamentazione francese, la certificazione europea mi permette di essere tra i primi ad essere chiamati per poter svolgere questo tipo di lavoro. Sì, diciamo che è un plus alla candidatura per quello che può essere la... Tanto è vero che queste certificazioni non hanno un potere, non hanno un peso economico, perché sono invece un peso realistico delle varie possibilità. C'è chi la utilizza, chi non la utilizza, c'è chi spinge in un certo modo. Sono partiti col karate, ad esempio la Ezia, oggi si è allargata anche nelle varie branche, ma il concetto è che le federazioni importanti, faccio un esempio, la certificazione dell'International Judo Federation per quanto riguarda l'Accademia di Judo, è una cosa che va al di là dei corsi di formazione italiani, faccio un esempio. Allora, credo che abbiamo risposto anche per lo specifico del karate che chiedeva sempre Ivo, perché ovviamente la certificazione vale, certo, per tutte le discipline. Tanto è vero che, tornando all'amico Ilio Semino, ha avuto la certificazione del nono Dan, no? Quindi diciamo livello eccetera, a livello praticamente è dottorato. Guarda, mi chiede invece una domanda che mi fa, che ci fa Massimo Pludu. Esatto, chiede che dopo alcune dichiarazioni del ministro dello sport auspica una riforma. Crede sia fondamentale, post emergenza, una nuova visione d'insieme legata verso una più equa distribuzione delle risorse economiche, maggiormente su progetti sociali improntati piuttosto che sull'agonismo e sulla ricerca di medaglie, ma maggiormente sullo sport inteso come salute, rafforzamento delle difese immunitarie, benessere psicofisico, eccetera. Allora bisognerebbe fare un passo indietro, perché qui si tocca il tasto di sport e salute. E quindi è nato un ministero, il ministro è Spadafora, con un nome del genere potrebbe, a mio modo di parere, fare il presidente della Fedeschema, Spadafora, no? ma a parte questo, così, questo colpo non ferire, no? Sul ministro, qui si continua a parlare di riforme, ma di fatto non si fa niente. Lo vediamo dai documenti che sono stati preparati. Questo il contributo per i professionisti o coloro che comunque collaborano nello sport per ottenere quello che è stato previsto, ammesso non concesso che venga erogato. I documenti sono talmente tanti, talmente complicati, che non si capisce nulla. Quindi non si capisce quale sia l'obiettivo del ministero, l'obiettivo dell'ufficio dello sport del ministero, sport e salute del CONI.
La riforma deve essere globale, non si può pensare che sport e salute debba occuparsi della parte non agonistica, però si deve occupare anche degli enti di promozione. Però è sport e salute che deve dare la parte economica al CONI. Cioè è tutta una confusione, è tutto tipico del nostro mondo. Quindi è inutile che noi ci facciamo delle illusioni. L'idea è giusta. Lo sport non deve essere visto solo per discorsi olimpici e le medaglie. Lo sport è tutto, lo dice la parola stessa, sport, una cosa sportiva, è per tutti. E la parola sport si usa in 32 lingue, qualche piccola traduzione quando paesi che hanno il genitivo, tipo la Polonia o la Repubblica Ceca, ma il resto rimane sport. Quindi è anche bello, non c'è più a tradurre, tutti sanno cos'è lo sport. Il problema da noi è che non esiste un diploma di Stato, tra l'altro. Prima c'erano dei diplomi regionali, un certo valore, Lombardia, Toscana, eccetera, furono abrogati come tante le cose giuste, vengono subito abrogate. Ma qui bisognerebbe veramente fare una riforma non può essere fatta solo per lo sport, bisogna riformare tutto, la burocrazia uccide e soprattutto sta uccidendo lo sport. E soprattutto lo sport si parla solo di calcio. In questi giorni ancora si parla, perché i poveri calciatori dobbiamo dimezzare il loro appannaggio, poveri calciatori, che vita dura, eh? Certo sono dei fenomeni, nessuno dice niente. Ma nonché tutte le varie polemiche che sono nate per tutto quindi, il resto. Insomma. Quindi il calcio è il punto di riferimento. Poi ci siamo anche noi, nelle arti marziali, eccetera. L'ultima ruota del carro, perché bisogna essere sinceri, siamo l'ultima ruota del carro. Le federazioni olimpiche devono avere una loro strada, questo è logico, guarda Dio se non fosse così. Le federazioni private, secondo la Costituzione italiana, fanno parte integrante del nostro movimento, esatto. Quindi non dovrebbe essere un problema. Qual è il problema? Il problema è che tutti vogliono una sedia, un posto al sole. Quindi per avere il posto al sole bisogna purtroppo che qualcuno rimanga all'ombra, e quello siamo noi. Approfitto per salutare il professor Giovanni Gordiani, che ho visto che è collegato. Parlando del professor Gordiani che è collegato, forse non ho già sentito, è lui la persona diciamo giusta e precisa per quanto concerne le certificazioni europee. Quindi quando avete un problema di certificazione per avere la sicurezza che non siano dei buchi nell'acqua, chiamate il professor Gordiani, che tra l'altro è stato presidente della SCHI, del karate, quindi la federazione internazionale che creò il maestro Kanazawa, quindi un personaggio d'altissimo livello, quindi è uno dei nostri, non è il politico arrivato ieri con l'ultima piena che dice adesso metto a posto io le arti marziali. No, non funziona così. Lui è uno specifico esperto. Chi detiene la cattedra alla Sorbonne di Parigi, l'università famosa, la Sorbonne di Parigi, ed è specialistico per quanto riguarda la legislazione sportiva. Lavora a Bruxelles, quindi è chiaro che è la persona giusta. Non c'è bisogno di enfatizzare niente di più. È la persona giusta che sa come metterci le mani nel nostro mondo. Perché il nostro mondo è un mondo difficile, è un mondo interessantissimo, di 1.500.000 praticanti che tutti sono fenomeni, ognuno muove il dito e alza la gamba meglio dell'altro, ma quando è il momento di parlare di politica e di fare delle cose importanti ed impegnate ci si perde nei bicchieri d'acqua. Allora, un'ultima, oddio, ci sono, ne arrivano tantissime. Allora, tempo, lo dobbiamo stringere un attimo perché ovviamente avevamo previsto una diretta di questa mezz'ora e siamo quasi allo scadere. Allora, risponderei alle ultime due domande, che sono: cosa ne pensi dei campionati di karate virtuali? Adesso sembra che sia uscita questa esatto. Sì. E l'altra domanda, inizierei da qui, intanto leggo l'altra domanda che è un pochino più complessa. Ma diciamo che in un momento in cui siamo tutti impegnati a non fare niente in teoria in casa,
e quelli veramente, coloro che hanno un passato storico magari riescono a solo, anche un campionato italiano virtuale può essere interessante per muovere le acque e per tenere un rapporto. Teniamo conto, e questo è importante, che comunque a settembre, quando si apriranno le palestre, i club, dojo, chiamiamoli come vogliamo, non sarà più come prima, perché non credo che tutto sarà perfetto e si potranno ancora fare le tecniche in abbinata. Quindi karatea ha un grosso vantaggio, tornare alla passione iniziale del Kion e per quanto riguarda il kata. Quindi il comité sarà da abbandonare, perché la distanza di 3 metri è praticamente impossibile. E poi soprattutto, diciamocelo tranquillamente, non avremo le condizioni per poterlo fare. Quindi c'è da cambiare, questo può essere un modo nuovo, un modo simpatico per incominciare a portarsi avanti, per tenere un rapporto con i propri allievi, per tenere un rapporto con i propri colleghi, perché sì. Lo abbiamo provato anche noi, lo stiamo provando anche noi. Esatto. Cioè non possiamo aspettare, sì, la gente va in edicola, compra il giornale, dato che è l'unica cosa che si può fare per adesso, andare a comprare il giornale e fare la spesa. Diciamo che quindi siamo maestro Enke ha avuto, diciamo, una visione un pochino più diciamo che è una visione buona. Ser è un figlio di un personaggio importante, Carlo Enke, che ha fatto storia, quindi le idee poi vengono nella pratica e non stanno con l'altra gente. È chiaro che è una federazione importante, impegnata, come lo vedo, pensi che dovrei inventarsi qualcosa. Altre federazioni stanno facendo altre cose, allenamento, preparazione fisica, in casa, in diretta, in televisione, va benissimo. Però è chiaro che tutto va bene, ma non pensiamo a un campionato italiano pensando alla medaglia. Pensiamo che sia un momento, diciamo, di relax e di stare assieme collegati con questi mezzi moderni, che a me piacciono comunque sempre poco, sono sempre un uomo di penna, e buon io do penna e spada, quindi preferisco scrivere a mano piuttosto e parlare delle cose. Bene, abbiamo qualcun altro? No, credo che abbiamo salutato tutti, salutiamo anche Roberto Fragale. Roberto Fragale, per quanto riguarda il discorso kickboxing, personaggio importante, è sicuramente uno dei dirigenti migliori della federazione, che, di cui sono stato tra l'altro quando era ancora la UACO Italia segretario generale con presidente Ennio Frassoni. Quindi benvenga il collega Fragale, che sicuramente ha una struttura molto importante e impegnata nel momento dello sport. Bene, io credo che ci siamo per tutti, abbiamo leggermente anche sforato il tempo che ci eravamo prefissato, ma mi fa piacere, ci fa piacere aver visto questa, era lo scopo di questa trasmissione, di questo appuntamento. Sono estremamente contento che la gente si colleghi, faccia delle domande, e perché diceva Einstein, non smettiamo mai di farci delle domande, questo è un motivo per poter produrre e condurre una nuova via. Annibale Barca, famoso Annibale, eccetera, le guerre di contro Cartagine, eccetera, diceva: se la nostra via non è corretta, inventiamo una nuova. Quindi questo deve darci un'idea di cos'è il nostro futuro. Vi auguro una buona Pasqua, voi e famiglia, che sia di pace, di tranquillità, e soprattutto l'auspico, incrociamo la vita contro il virus in qualsiasi momento. Grazie. Grazie a tutti. E auguri ancora. Grazie a tutti, ringraziamo ancora veramente tutti di essere stati collegati. I prossimi appuntamenti, come sempre, abbiamo deciso che La Voce di Samurai, che è l'appuntamento storico, dove ovviamente il direttore racconterà un po' di storia di Samurai vera e propria, quindi della rivista, di tutte le tue avventure, diciamo così, noi la pubblicheremo ogni 15 del mese, mentre invece l'appuntamento con l'edicola, questo appuntamento in diretta, ce lo siamo prefissati una volta alla settimana, compatibilmente ovviamente con gli appuntamenti.
Manterremo gli appuntamenti su Facebook. Vi ricordo che c'è anche il canale YouTube, dove stiamo ovviamente crescendo, per cui lo troverete come Samurai TV o Samurai Channel, sono due le denominazioni, ma è sempre lo stesso. Dove poi ovviamente lì avremo la possibilità di fare anche interventi in diretta, qualcosa in più, dove manderemo delle trasmissioni. Il progetto video crescerà, quindi vi invitiamo a rimanere collegati. Ne approfitto per l'ultima cosa che forse non abbiamo ancora detto, che è quella che se avete qualche vostro video promozionale, tra virgolette, diciamo pubblicitario, ma in questo momento possa essere delle interviste o dei video che avete fatto di promo proprio, potete inviarli agli indirizzi che vedete sotto, sia Samurai TV e Data Communication che Samurai per quanto riguarda la rivista. Stiamo organizzando di mettere insieme una collezione di questi video, dove dare un pochino spazio a tutti e poter iniziare a trasmetterli sul nostro canale. Basta, rinnovo gli auguri anch'io da parte mia e per questo momento ci vedremo, credo, settimana prossima, salvo le novità che ci liberano tutti. Buon samurai a tutti. Buon samurai a tutti. Arrivederci. Arrivederci.